Sono Domenico Pratichizzo, sono professore di robotica presso l'Università di Siena e dirigo questo laboratorio, che è il laboratorio di robotica e sistemi, dove lavorano circa 20 studenti di dottorato e postdottorato che ora stanno qui lavorando insieme a me. Le attività di ricerca che portiamo avanti nel nostro laboratorio riguardano la mano. La mano può essere una mano robotica o una mano umana. Per quanto riguarda le mani umane, noi ci occupiamo di tecnologie per il tatto. Qui vedete un dispositivo indossabile che si indossa per esempio sull'indice, ma può essere messo su qualunque altro dito, e consente di toccare degli oggetti che non sono presenti, che sono virtuali. Questo tipo di studi può essere utilizzato nella realtà virtuale, in medicina e in altre applicazioni. Questo è un dispositivo anche per il tatto, ma non è certo di tipo indossabile, e sempre in termini di robotica noi ci occupiamo di tecnologie per la manipolazione. Qui vedete un dito robotico che, insieme a una mano che per esempio è paretica, consente di afferrare degli oggetti. Il fan, can you start the motion? In questo caso vedete che lui attiva il movimento del dito e riesce ad afferrare degli oggetti che non potrebbe afferrare senza l'utilizzo della mano umana, che per esempio potrebbe essere paretica. Vi aspettiamo alla notte dei ricercatori per farvi provare tutti questi dispositivi per il tatto e per la manipolazione, e per farvi avere un'idea di cosa può essere un ausilio per persone che hanno bisogno perché non possono più utilizzare ad esempio la mano.